Torna Dottor Wisp, la trasmissione che è per tutti, ma proprio per tutti, perché diamo informazioni e soprattutto affrontiamo problemi, ma come dico a tutti, proponiamo delle soluzioni. Oggi a darci una mano in questo senso è la dottoressa Gilda D'Angelo, che ringrazio di aver accettato l'invito, dietista, la troviamo presso il presidio ospedaliero di Giulianova, ovviamente servizio dietistico, Dietistico. dottoressa. Oggi Buonasera. affrontiamo un argomento di cui se ne parla, di cui probabilmente in tanti ci passano quando vanno a ritirare le analisi del sangue, tutti ne parlano, tutti ne sanno vita, morte e miracoli, però partiamo proprio dalla definizione di colesterolo. Allora, colesterolo è chimicamente un alcol, quindi si presenta, non è combustibile, si presenta sotto forma di una sostanza simile alla cera. Inodore, biancastro. Diciamo che il colesterolo è prodotto naturalmente nel nostro organismo. Tutti i tessuti, tutte le cellule sono in grado di produrre il colesterolo. Quando parliamo di colesterolo o il colesterolo alto, non è quello, parliamo della colesterolemia fondamentalmente. Ecco, siamo partiti veramente dagli albori del colesterolo, abbiamo visto due slide nelle quali però vediamo il colesterolo, ahimè, presente dove probabilmente non dovrebbe o non dovrebbe esserci in quantità troppo elevate, che sono le nostre vene, le nostre Certo. arterie. Allora, quando diciamo che la fornace, l'industria per quanto riguarda il colesterolo è rappresentata dal fegato. Gran parte del colesterolo prodotto dal fegato viene trasformato in bile e viene riversato nell'intestino e serve per tutti i processi di assorbimento e di metabolismi vari. Una parte finisce come posso dire, quando noi parliamo di colesterolemia, fondamentalmente parliamo di colesterolo totale e di altre lipoproteine, quali sono LDL, HDL. L'LDL, insieme alla colesterolemia totale, va a identificare un po', come posso dire, i fattori di rischio. Ecco, ed è proprio qui I fattori di che rischio. volevamo Esatto. arrivare. Perché l'LDL è quello che in un certo senso trasporta il colesterolo all'esterno. È simpatico questo Simpaticissimo, sì. contributo È un po' perché, ecco, diavoletto. vediamo, un diavoletto e un Esatto. angioletto. Perché l'LDL è quello che trasporta il colesterolo prodotto dal fegato a tutti i vari distretti e se ne trasporta tanto, oltre a quello che poi viene riassorbito a livello intestinale, si corrono dei rischi. Quali sono? Che possa in un certo senso andare a formare dei piccoli depositi. Questi piccoli depositi possono diventare grandi, formare delle placche aterosclerotiche e sono queste che vanno poi ad ostruire il passaggio del Quindi sangue. diciamo che quando parliamo di colesterolo vediamo degli angioletti e dei Sì, diavoletti, però effettivamente quella è il la parte. pericolo è anche la mortalità di chi Certo, è affetto certo. da questo problema. Perché tante forme di ictus, tante forme cardiache sono legate proprio alla formazione di queste placche. L'HDL è importante perché? Perché riesce a raccogliere tutto quel colesterolo che rimane in circolo e lo riporta al fegato. Ecco perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che per quanto riguarda la colesterolemia totale non bisogna superare i 200. Ed è qui volevo fare proprio una domanda Esatto, specifica. Diamo dei numeri. quindi colesterolemia totale non superiore a 200, anche se poi per alcune categorie, come può essere ad esempio le complicanze cardiovascolari, se riusciamo a tenerla anche un pochettino più basso è meglio. LDL non deve superare, quindi la forma più diavoletta non deve superare i 115. L'HDL invece che ha questa funzione protettiva perché raccoglie dalla periferia e riporta al fegato il colesterolo in eccesso, non dovrebbe essere inferiore a 45.
Quindi insomma, questi sono i parametri più importanti in un certo senso. Ovviamente l'LDL e l'HDL non finiscono per caso nel sangue, ma ci finiscono perché la nostra alimentazione in certo. qualche modo fa arrivare queste, arrivano questi problemi. Quali sono i consigli che possiamo dare? Da dove arrivano appunto questi problemi e come possiamo fare per risolverli? Allora, dare delle indicazioni in merito all'ipercolesterolemia è un po' ribadire forse quello che viene detto da tanti, perché lo stile di vita sano e comunque la dieta mediterranea sono la base di queste indicazioni. Certo, preferire quegli alimenti che hanno i cosiddetti grassi buoni, no? Come sono gli omega 3, gli omega 6, che praticamente sono quegli acidi grassi essenziali, essenziali proprio perché non sono sintetizzati dall'organismo, ma devono entrare nel nostro solo attraverso l'alimentazione. E sono acidi grassi che noi ritroviamo soprattutto nel pesce, in modo particolare quello azzurro, che ritroviamo nella frutta secca, che ritroviamo nell'olio extravergine di oliva. I grassi invece che sono dannosi sono tutti quei grassi di origine animale e in modo particolare, ecco perché bisognerebbe consumare la carne non più di una o due volte alla settimana, i formaggi una volta alla settimana, quindi preferire di più un'alimentazione poco industriale. Diciamo che in un paese come l'Italia, con una dieta mediterranea, potrebbe veramente esistere il problema del colesterolo. E invece esiste. Esiste perché purtroppo l'Italia è anche un paese dove il problema del sovrappeso e dell'obesità è molto importante, perché non c'è equilibrio tra quelle che sono le entrate e quelle che sono le uscite. Le entrate, l'alimentazione, l'uscita è quello che io consumo, quindi l'attività fisica rientra ad esempio tra quei consigli da affiancare all'alimentazione per quanto riguarda il problema dell'ipercolesterolemia. E io sono sempre felice quando l'attività fisica costituisce la soluzione ad un problema, certo, anche un problema certo. così importante, perché è il certo. nostro pane quotidiano, dovrebbe essere il certo. nostro pane quotidiano. E l'Italia, pane e vino, però ho visto che diciamo, l'alcol è tra le sostanze che sarebbero da evitare. Come tutti gli eccessi fondamentalmente, un po' perché l'alcol va a intossicare l'organo preposto a numerosi metabolismi, tra cui anche il metabolismo e quindi la produzione di colesterolo, quindi il fegato. È normale che evitare l'alcol non significa non bere neanche quel bicchiere di vino rosso tanto consigliato e decantato dalla certo. dieta mediterranea. Sono proprio le forme estreme quelle che... Spenderei una parola per il caffè, perché è un'altra delle passioni, come lo sport, italiane. Che cosa significa di evitare il caffè e se possiamo indicare quanti caffè possiamo bere nell'arco di una giornata? Allora, evitare lo zucchero e il caffè è molto, molto generico. C'è uno studio fatto ultimamente in America dove pare che fino a 4-5 caffè al giorno non viene intaccato ad esempio l'andamento pressorio. Quindi quello che molti pensano, dice c'ho la pressione alta, non posso prendere il caffè. Per quanto riguarda lo zucchero, zucchero sta a identificare un po' tutti i zuccheri raffinati, per cui anche in questo caso l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha identificato nel discorso dei dolci bianchi, quindi dello zucchero semplice, un fattore infiammatorio. Lei mi parla di dolci bianchi, allora io le chiedo se c'è una differenza e se è preferibile lo zucchero di canna allo zucchero bianco. Sicuramente sì, perché lo zucchero di canna... diciamo vero zucchero di canna, perché poi si aprirebbe un altro mondo su questo argomento, e ancora non essendo raffinato contiene ancora tutte quelle sostanze grezze che riescono a facilitare un miglior assorbimento e un migliore utilizzo a livello organico. Approfitto di un'esperta in studio per, visto che parliamo di alimentazione, per chiederle quanto è vero che anche le farine bianche siano da evitare nell'alimentazione. Sì. Ahimè, è vero. Ah. È vero perché tutto ciò, la raffinazione
praticamente non fa altro che togliere la parte più viva. Okay? Tanti studi hanno dimostrato che un alimento integrale, quindi che contiene ancora una parte viva, a livello di assorbimento, a livello di digestione, a livello proprio di utilizzo è migliore. L'Istituto Nazionale per la Prevenzione in Merito ai Tumori ha bandito proprio in una maniera assoluta l'utilizzo delle farine bianche, l'utilizzo dello zucchero, tutte quelle sostanze che sono infiammatorie raffinate, perché non sono attive. Per quanto riguarda invece il problema del colesterolo, è stato bandito anche il consumo di grassi animali, visto che sono così deleteri alla salute? Allora, non è che è stato bandito completamente, bisogna ridurre il consumo di carne e altri derivati animali. Le chiedo di dare dei numeri anche in questo caso, abbiamo detto un paio di volte a settimana, diamo anche magari la consistenza di una porzione. Allora, io più che dare la consistenza di una porzione, preferirei dare un consiglio. L'utilizzo di carne, formaggi, proprio a livello di prevenzione del problema dell'infiammazione d'organo che quindi favorisce l'insorgenza delle patologie, una volta alla settimana i formaggi, una volta alla settimana la carne. In genere io nel dare questo consiglio faccio coincidere, che so, la carne la domenica, perché magari si mangia certo, tutti insieme, quindi magari può essere gioviale una cosa di questo tipo. E visto che lei ci dà proprio una prescrizione in questo senso, sarebbe bello rivedere la piramide alimentare che certo, ci ha portato, che potrebbe essere ancora più chiara perché ci fa capire la composizione del nostro pasto. Qui manca un po' il... però è scritto sotto, quindi c'è l'attività fisica che deve essere giornaliera, la corretta certo, idratazione, quindi il discorso dell'acqua. I grassi vegetali di cui parlavo, i cereali integrali che devono essere presenti tutti i giorni e ad ogni pasto, quindi il piatto di pasta a pranzo, il pane, pranzo e cena o altri tipi di cereali. I vegetali, quindi frutta, verdura, in abbondanza per quanto riguarda la verdura, preferibilmente cruda, perché la cottura fa perdere tutte quelle qualità nutritive in quanto vitamine e minerali finiscono in acqua. La frutta secca deve essere presente per i grassi positivi, gli omega 3, certo, gli omega 6, come per il pesce, e andiamo a ridurre, come dicevo prima. Quanto una corretta alimentazione, come quella che è rappresentata nel grafico, può aiutarci a risolvere definitivamente il problema del colesterolo, oppure quanto poi si debba fare ricorso all'utilizzo di farmaci? Allora, sicuramente se parliamo di una colesterolemia non estremamente importante, quindi con numeri grossi, si passa per la fase della corretta alimentazione, l'attività fisica. Quando non risponde il soggetto a una modifica semplice dello stile di vita, si passa alla terapia farmacologica. Ovviamente l'importante sarebbe quella di pensarci in tempo certo, per prendere le dovute precauzioni. Certo. Con oggi abbiamo praticamente dato i consigli relativi alle dovute precauzioni. Ringrazio la dottoressa Gilda D'Angelo, ringrazio tutti i telespettatori che rendono questo programma così importante. Ringrazio Omnibus Salute, che è il partner 2018 della WISP e ci permette di venire praticamente quotidianamente nelle vostre abitazioni, ma ringrazio soprattutto tutti voi. Alla prossima puntata.